Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Android Link 91 su Yo-Kai Watch 3. Prima che io possa lasciare questo edificio, benvenuti in questo secondo video della giornata di Yo-Kai Watch 3 e prima che io possa lasciare la palestra, Iva Sport mi ferma e mi dice: Sergente 4 ti ha detto di unirti a noi, giusto? Sì, però non credo faccia il caso mio. Ah, scusa, parlavo con il coniglietto. Oh, ma mi hai visto? E ti sembro un coniglietto? Comunque, al secondo piano puoi trovare la nostra palestra per yokai. Lo sospettavo. I nostri clienti yokai si allenano lì. I yokai si tengono in forma. Ah, sì, per salire. Comunque sia, sì, anche su Yo-Kai Watch 2 abbiamo appunto visto questo problema con le sfide. Per ottenere un po' di punti potenza. Non è fantastico? Solo perché non sei tu, dovresti allenare. Torna a parlarmi se sei nei paraggi. No. Oggi faremo la missione per il rango C, che ci servirà comunque sia per le missioni chiave. E poi ci sarà una boss battle alla fine di questo capitolo. Però intanto andiamo da Vitaliano. Ma prima un portale bizzarro. E che ci danno? Una sfera. Spero due. Ma anche di più volendo, eh. 4, wow. Siamo pronti a intraprendere una nuova missione per il rango C. E comunque sia, come dissi, taglierò la missione senza farvi vedere tutto quanto il processo. Signor Bella Vista, è successo qualcosa? Eccovi. La ragione per la quale siete qui è... Credo sia giunto il momento di potenziare il tuo Yo-Kai Watch. Che te ne pare? Cosa? Cosa? Nessun mistero da risolvere? Non credo che tu mi abbia compreso. Oh, capisco. Se potenziamo lo Yo-Kai Watch, saremo in grado di cercare e vedere una Yo-Kai, esatto? Sembra allettante. È deciso, facciamolo! Eccellente. Malauguratamente, il potenziamento non sarà una procedura semplice. Innanzitutto dovrai dimostrare di essere dotata. Oh, sono pronta a tutto. Bene, in tal caso vorrei che sgominassi qualche yokai. 3 in totale, Solo Sol nell'area vuota, Invi Polpo nella viuzza nascosta e Grillorbice che troverai nella stradina segreta. Ci penso io. Prepari tutto ciò che serve e ci aspetti, torneremo presto. Perché diamine sei sempre così sicura di te stessa? Andiamo, Sapion. Veloci, veloci allora. Bene, ce l'abbiamo già segnati, facciamolo in modo veloce. Per fortuna sono tutti quanti qui vicino. Attenzione! Un tombino. Cosa? Per andare nelle fogne? Però la strada comunque si è bloccata, quindi ci dovremmo tornarci quando avremo appunto... Il trapano yokai, che non so come si chiama, comunque sia. Sì, va bene, combattiamo, facciamo una cosa veloce. Questo è forte, mi ricordo che era forte. Mi ha fatto fuori con un colpo solo Usabion la scorsa volta. Non era male come yokai, eh. E infatti mi ha fatto fuori Usabion un'altra volta. Ma ti pare possibile? Ancora mi sto abituando a chiamarlo Usabion, quindi mi sbaglio ogni tanto, ma... Stiamo facendo degli ottimi progressi. Forza, sconfiggiamoli tutti. Certamente. Mi piacerebbe reclutare Freddy. Che comunque sia, quando si evolve, non è male come yokai. Eccolo qui, Grillorbice. Ehi, che è successo ai tuoi capelli? Lo yokai qui presente è un parrucchiere di fama mondiale. Che ne dici di un taglio all'ultimo grido per la tua prossima battaglia? Sì. Frangetta corta, giusto? Ecco che arriva. E invece la battaglia arriva. È un paraculo. Bene, Grillorbice è andato. Stiamo facendo degli ottimi progressi. Va bene, sì, ma... Un altro portale bizzarro. Vediamo un po' quante sfere. 2, vabbè, non mi posso lamentarmi, dai. Eccolo qui. Ah, Solo Sol. Il mio nome è Solo Sol. Ti dà fastidio? Ah. Allora tutto a posto. Sì, mi dà fastidio allora, va bene? Sì, sono solo. E allora c'è qualche problema? Sì, che è un cervello che funziona a metà. Però non come la canzone di Rovazzi, quindi non parte nessun suono, tranquilli. Sconfitti, missione compiuta. Torniamo da signor Bella Vista. Abbiamo fatto... Oh, li hai messi tutti a tappeto. È stato un gioco da ragazzi.
Bene, allora, è tempo di potenziare il tuo Yokai Watch. Fantastico, grazie mille. Bene, allora ti chiedo di consegnarmelo e ci lavorerò su. È pronto, è pronto, è pronto. Il tuo Yokai Watch ha raggiunto il rango C. Con questo nuovo Yokai Watch potrai vedere gli Yokai del rango successivo. Buon lavoro galattico, Luna. Ora possiamo fare amicizia con tanti altri Yokai. Yahoo! Potremmo incontrare degli Yokai mai visti prima, non vedo l'ora. Ok, dobbiamo andare praticamente nel caveau del museo di Valdoro. A Col di Brezza, ok. Professor Orso, salve, rieccoci qua. Lei sta ancora giocando lì con la cacca. Ma... Boh, vabbè, a ognuno piace... C'ha le sue passioni, comunque sia. Bentornati, vi ha guidato qui il profumo della conoscenza? Come va? Veramente un altro profumo c'è qui dentro, comunque. Un dipinto che raffigura una carota? So già tutto, siete venuti per l'ultimo il mio razzo spaziale, giusto? Chiaro come sono, e cosa sai dirci? Molto più di quanti immagini. Scommetto che non sapete neanche come si chiama, giusto? Ecco a voi il mio razzo spaziale, edizione YBX. Yokai Butler's Experience, dalla Hyundai. Dalla Bandai Hyundai. Ma potrebbero fare autocitazionismo alla fine, tanto. YBX, come i bellissimi giocattoli di Yokai Butlers. Esattamente, non trovi che la rivista abbia avuto un'idea geniale? YBX, Yokai Butlers, non ci capisco niente di sta roba. Tu non sei un conoscitore, Usapion. Gli YBX sono dei modellini robot della serie Yokai Butlers. Sono estremamente potenti e resistenti, ma puoi tenerli anche nel palmo della mano. Esatto, nell'episodio 28 del cartone uno degli YBX ha fermato un treno in corsa. Dovrei andare a vedere se effettivamente Damburusenki hanno fermato un treno in corsa in quell'episodio. Sì, è successo. Sì, certo, davvero galattico. Esattamente, e la cosa più affascinante di questa edizione è che puoi usare il potere degli yokai per farlo muovere come nel cartone. E qua si sta triggerando una fanbase di quelli che chiamano anime. Ma lo sapete, è la stessa cosa, in realtà. OMG, ma è grandioso, specialmente per un'appassionata come me. Il figlio della nostra cliente impazzirà dalla gioia se gli portiamo uno di questi. Ciò che rende questo YBX davvero speciale è che è composto da tre yokai. Ora che ci faccio caso, il torso sembra quello di un leone. Esattamente, costruendolo quindi farei amicizia con altri tre yokai. Questi yokai sono Leo Fuoco, Scassauro e Punk Kong. Sì? Tre, abbiamo già fatto amicizia con Leo Fuoco, quindi non ci resta che fare amicizia con Scassauro e Punk Kong. Lasciate che vi spieghi, potete trovare Scassauro nei vicoli di Scintilla, mentre Punk Kong si gira spesso di notte per il centro commerciale Alba. Portali qui quando saranno tuoi amici e costruiremo il robot. Geniale, grazie professorso. Attenzione però, il tuo Yokai Watch deve essere almeno di rango C, se volete davvero scovare questi Yokai. Quindi, se hai perso di vista il tuo rango Watch, dovresti pensare ad aumentarlo. Chiaro, ci manca solo Punk Kong. Quindi andiamo a casa, dormiamo fino a notte fonda e andiamo al centro commerciale. Bene, ora diamoci da fare e cerchiamo appunto Punk Kong. Oh, forte questo, chi è? Dunque, se non sbaglio, lui si trovava proprio... da queste parti qui, andando in giù. Ok, no, questo non è qua. Qua l'ho trovato l'altra volta. Eccolo. Preciso, guarda. Stavo un attimo di... Ma forse non è lui. E invece è lui. Un hot dog. Amico mio, non ho l'hot dog? Non ho nulla che possa assomigliare a un hot dog. Di carne, niente. Piace moltissimo agli yokai. Di carne c'ho questo qua, ci provo. Beh, è normale. Infatti. Le mie corde vocali. Lui l'ho usato in combattimento, non è chissà cosa. È forte, ma è skippabilissimo, c'è altro, c'è di meglio, eh. Cioè è indispensabile ora. E infatti non è venuto in squadra. Vediamo un po'. Eccolo un altro.
Evito di dargli il cibo, così almeno. No, ma proprio... Guarda, stavo cercando corpo l'altro giorno e non veniva in squadra. Mo che non mi serve? Corpo. Di mille balene. Torso, giustamente. Ivano, senza cap, capo what. Però questo Ivano mi intriga molto, sinceramente. Eccolo, finalmente, grande. Pan Kong ti viene incontro. La mia nuova canzone spacca di brutto. Si chiama Amici in Battaglia. Facciamo amicizia con Pan Kong. Pan Kong! Beh, veramente in giapponese era Singa Kong. Proprio partiva all'acuto stonato, però era bello. Invece qua Pan Kong. Mamma mia. Se è andata via la voce, ti sei andata via. Bene, dopo aver preso Punk Kong possiamo finalmente andare dal nostro amichevole professor So. Bene, hai portato con te i tre yokai richiesti? Certo che sì. Ok, vediamo un po'. Ottimo lavoro davvero, pare che siano tutti qui. Bene, adesso costruiamo questo YBX. Perfetto, per prima cosa dobbiamo mettere insieme i pezzi. Geniale, non vedo l'ora. Sì sì sì. Anzi, aspetta, mi sa che è come l'altro con i tasti, vero? Sì, mi sa che sì. E uno è andato. Vi già la testa? Ah, il torso! Ah! In effetti sì, poteva essere la testa. Già non mi ricordavo più come era fatto. Eh sì. Vai, ora manca solo la testa. A parte che me lo scrive quello che c'è da collegare, quindi... In realtà questo è un mecha, dato che Luna e Sapion entrano dentro. Poi lo vedremo comunque sia domani nella boss fight. Questo sì che è un robot davvero galattico. Modellino mech. E allora, niente male. Mi dispiace tanto non poterlo ridipingere e giocarci, ma sono su un caso e non posso distrarmi. I veri investigatori mettono gli interessi dei propri clienti al primo posto. Ci è arrivata solo ora? Portiamo subito alla cliente prima che tu decida di portartela a casa. Beh, potremmo comprare un altro numero di quella rivista. Scusatemi, eh. Che poi in modellino in edizione super limitata. Signora, esiste eBay. Se suo figlio ancora non se n'è accorto che è rotto, è proprio un idiota. Vuol dire che comunque sia può avere il tempo di ricomprarglielo o aspettare un paio di giorni, 3-4, quello che è, che gli arrivi. Cielo! Oh, siete tornati? Avete trovato il modellino da montare per mio figlio? Non si preoccupi, gli investigatori del mistero sono qui. Suo figlio adorerà ciò che le abbiamo portato. È solo il miglior modellino di sempre! Modellino mecha. Beh, sembra proprio eccellente. Il mio caro Pierlo donerà sicuramente. Mi siete stati davvero d'aiuto, vi prego di accettare questo come ringraziamento. Fancy Death numero 2? Ma guarda, una copia di Fancy Death. Davvero posso tenerla? Ma certo, il mio caro Pier non ha più interesse a leggerla ormai. Pare che sia un'edizione su dei cerchi misteriosi, perfetta per gli investigatori del mistero. Ha completamente ragione, la ringrazio. E un altro caso è risolto. Una madre modello robot. Pam. Galattico! Eh certo. Beh, se non altro abbiamo fatto qualche livello combattendo contro gli yokai nel centro commerciale. Colpi nascosti, ragazzi. Io adoro colpi nascosti, segreti dell'anima, misteri mistici, tutto bello, tutto. Tutto quello che potenzia le statistiche del tuo yokai è eccellente. Gioca con Andrea per avere intreccio storie. Ah, no allora.
non andremo ad affrontare il boss nel prossimo episodio. Domani andremo a giocare con Intreccio Storie. Oh yes, faremo il capitolo di Andrea. Torneremo in America. Anzi, ci andiamo adesso in America. In America. Eccoci qua. Bene, Cuccio. Allora, domani continueremo il nostro viaggio avventuroso per i sette fiumi, perché il mare non è un mare, è un fiume. E dove dobbiamo andare? Riferisce a Wyatt delle rovine. Andremo alle rovine e lì incontreremo una nuova figura amichevole che ci aiuterà molto nel viaggio che abbiamo intrapreso in America. Ad ogni modo, vedremo tutto quanto a tempo debito. Bene, Cuccio, questo episodio termina qui ed io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione trovate sempre i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi e ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!